Dopo mesi di incertezze e di infuocati dibattiti non ancora sopiti circa il numero di test eseguiti a fronte delle richieste, o meglio delle esigenze, ATS in Subria dipinge il quadro delle attuali procedure sia per i tamponi sia per i test sierologici. A proposito dei primi, Maria Cristina Della Rosa, del Dipartimento Cure Primarie, chiarisce che dall'inizio di maggio l'esame prima limitato all'ambito ospedaliero si è ampliato a quello dei medici di base che richiedono tamponi di controllo per coloro che dopo un periodo di malattia si apprestano al rientro sul posto di lavoro e aggiunge ulteriori approfondimenti, non più di controllo, bensì di screening. Il medico ha la possibilità di chiedere tamponi per delle persone che devono entrare in una comunità. Faccio l'esempio dell'anziano che deve essere ricoverato presso un RSA, quindi una comunità già molto fragile e a rischio, per il quale c'è la necessità di sapere che non abbia un'infezione in corso, per cui c'è la possibilità di chiedere il tampone. Analogamente per i bambini che devono frequentare delle comunità infantili, e l'abbiamo un po' esteso anche a bambini che magari hanno passato il periodo del lockdown con i genitori e poi con la ripresa del lavoro dei genitori devono essere curati dai nonni e quindi soprattutto se i genitori hanno avuto una sintomatologia nei mesi scorsi per avere la certezza che anche il bambino non abbia contratto un'infezione, sebbene senza manifestazioni cliniche, c'è questa possibilità. Per quanto riguarda i test sierologici, la possibilità per i medici di medicina generale e i pediatri è limitata a quei casi che hanno avuto una sintomatologia clinica, diciamo, lieve, con un quadro similinfluenzale, che si è manifestato prima dell'inizio di maggio e che non hanno avuto la possibilità di fare il tampone in fase diagnostica perché allora non era previsto e quindi alla risoluzione del quadro clinico dopo 14 giorni di clinica silente, c'è la possibilità di richiedere il test sierologico che evidenzia o meno la presenza di anticorpi nel sangue, quindi una possibile infezione contratta oppure no.